27esima regata Brindisi Corfù in collaborazione con Danese Yacht Service Brindisi, www.cantieredanese.it, Assonautica Provinciale Brindisi. È calato il sipario ieri sera alla 27esima edizione della regata internazionale Brindisi Corfù. Nella splendida cornice del porticciolo di Gubbia si è svolta la premiazione alla presenza delle massime autorità corfiote, tra cui il prefetto, il sindaco e alcuni parlamentari greci. Da parte brindisina a portare il saluto della città adriatica è stato il sindaco Mimmo Gonzales, il presidente della Camera di Commercio Alfredo Malcarne e il consigliere regionale Giovanni Briganti, che ha premiato il manager del Marina di Gubbia. La lunga serie di premiazioni presentate dal collega Antonio Celeste sono state aperte con i premi di solidarietà agli equipaggi che si occupano di sociale. L'imbarcazione La Danese dell'associazione Alba Mediterranea, l'imbarcazione Auriga dell'associazione L'Aquilone e Rosa al Mare della cooperativa Nuovi Incontri, premiati tutti dal direttore generale della Banca Popolare Pugliese, sponsor ufficiale della regata, Massimo Valli. Nella categoria Bavaria sono stati premiati i primi tre classificati: Excellent dell'armatore Marco Andrisano del Circo da Vela di Taranto, My Best Love del brindisino Marco Navazio e terzo l'imbarcazione Mario dell'ingegnere brindisino Roberto Galasso. La Coppa Commodoro, messa in palio dall'Italian Yachting Fellowship e Off Rotarians, è stata assegnata all'armatore rotariano Stefano Righini, proveniente da più lontano e precisamente dal Rotary Club Magenza. Un altro premio all'imbarcazione che proveniva dall'estero è stato messo in palio dal comune di Brindisi e attribuito all'equipaggio di Elanis dell'Israele Yacht Club. Il premio della Lombardini Cup è stato assegnato all'imbarcazione della categoria Orch, meglio classificata, e che è risultata Garota dei Panema del brindisino Gianluca Fischetto, che tra l'altro si è classificata al primo posto tra quanti hanno fatto la traversata con due soli membri dell'equipaggio. La 27esima edizione della regata Brindisi Corfù è stata vinta da First Flight degli armatori Carriero, Gazzabin, Valente e De Giorgi del Circo da Vela di Gallipoli, che sono stati premiati dal presidente della ottava zona della Federazione della Vela, Raffaele Marinelli. Nella categoria Holiday al primo posto si è classificato Mario di Roberto Galasso della Lega Navale di Brindisi, al secondo posto la Dance dell'armatore Giuseppe Rizzo del Circo da Vela di San Foca e al terzo posto i baresi della Nausica della Lega Navale di Molfetta. Primo posto nella categoria Holiday Sprint a Idriv di Nicola Ruccia del CUS Bari. Al secondo posto si è piazzata Garota dei Panema di Gianluca Fischetto, mentre al terzo posto si è classificato Furia dell'armatore Mario Vituliano della Lega Navale di Molfetta. Nelle altre categorie da segnalare il primo posto di Moshine della Lega Navale di Pesaro in quella Maxi, che ha visto i Drusa di Paolo Montefusco classificarsi al terzo posto nonostante fosse arrivata prima in tempo reale. Da stamane è previsto il rientro di molti equipaggi, mentre da lunedì i soci del Circolo della Vela di Brindisi saranno al lavoro per la prossima edizione, non prima di aver fatto un bilancio certamente positivo sia dal punto di vista tecnico organizzativo che per la traversata di 104 miglia che dividono Brindisi da Cassiopi, porticciolo di arrivo a Corfù. Il massale ha fatto sì che tutte le imbarcazioni raggiungessero l'isola greca senza grosse difficoltà, con grande soddisfazione di tutti gli equipaggi. Un'edizione che sarà ricordata per le 133 imbarcazioni partecipanti, un numero sempre in crescita nonostante la crisi che colpisce anche il settore della vela e delle regate. Non potevamo chiedere di più, è un risultato bellissimo, soprattutto la soddisfazione degli equipaggi, perché quella è la miglior pubblicità che noi possiamo fare per questa regata, che oramai ha raggiunto una dimensione molto molto importante. Spesso quando si fanno dei gemellaggi si pensa che questi debbano rimanere soltanto sulla carta. Io e il sindaco Ioannis abbiamo deciso invece di dare concretezza a una vecchia amicizia fra due popoli, quello brindisino e quello corfiota. Promuoveremo tante belle iniziative insieme, ma soprattutto ci impegneremo nei prossimi mesi perché l'anno 21 ci sia un collegamento diretto fra Brindisi e Corfù come c'era in passato, e questo servirebbe a sviluppare anche nuovi rapporti commerciali tra le due sponde. Aggiungo che anche in occasione della Brindisi Corfù pensiamo di realizzare un pacchetto visita, un pacchetto vacanza prima della regata a tutti i regatanti e gli accompagnatori e un pacchetto vacanza immediatamente dopo la regata qui a Corfù per regatanti e accompagnatori. Vediamo un attimo anche attraverso queste iniziative come possiamo far crescere le nostre comunità. Idrusa è contenta di rappresentare innanzitutto il nostro territorio e tutte le nostre esperienze nautiche, insomma, cerca come sempre di fare il meglio anche quando non vince, come quest'anno, insomma, arriva solo prima in tempo reale, esprime soddisfazione per aver fatto il meglio possibile in un contesto che non c'era particolarmente favorevole, ma che ha dato comunque il massimo della soddisfazione che potevamo pretendere da questa regata, insomma. E rappresenta un'esperienza di abbinamento fra un team dirigenziale di un'azienda importante, insomma, con personaggi di grande valore, insomma, un equipaggio con esperienze di Coppa America, i campioni del mondo, eccetera, che hanno
provato a confrontare due mondi per ottimizzare, insomma, e fare uno scambio di esperienze importanti per l'evoluzione, il miglior e più proficuo, insomma, impegno nel lavoro da parte di tutti quanti. Insomma. Si ringrazia Cantina e Risveglio Brindisi.